dopo il massacro di Buca, gli Stati Uniti e i paesi della NATO hanno deciso di prendere nuovi provvedimenti contro la Russia di Putin. Un nuovo pacchetto di sanzioni è stato annunciato dal presidente degli Stati Uniti. Joe Biden ha firmato un ordine esecutivo volto a colpire le banche russe, tra cui le più famose sono la Sberbank e l'Alfa Bank. Le misure prese però andranno a colpire anche le famiglie dei funzionari russi. I nuovi provvedimenti presi da Biden sono sicuramente molto severi, in quanto vanno ad abbattersi anche sui familiari dei funzionari russi. A pagare il prezzo della distruzione saranno anche le figlie di Putin, ovvero Marina Putina e Katerina Tikhonova. I conti e i beni delle donne sono stati bloccati, in quanto le due possiedono una buona parte del patrimonio del padre. Ovviamente non saranno le sole ad essere punite. Le sanzioni andranno a colpire anche la moglie e la figlia di Sergei Lavrov, il ministro degli esteri russo. La stessa sorte è prevista anche per le famiglie del primo ministro, Mikhail Mishustin, e del capo del Consiglio di sicurezza russo, Dmitry Medvedev. Il presidente degli USA, Biden, ha dichiarato che queste sanzioni sono importanti poiché tutte le persone incriminate hanno abusato del popolo russo per arricchirsi alle sue spalle. L'obiettivo di USA ed Unione Europea è quello di isolare sempre di più la Russia, ed è proprio di questo che i Paesi membri hanno discusso nelle ultime ore. Rimane molto alta la volontà di sostenere l'Ucraina durante il conflitto bellico, in quanto le mosse della Russia sono a dir poco ingiustificate. I diritti umani e i principi internazionali sono stati violati più volte ed urge quindi aumentare la pressione sul governo russo per porre fine al conflitto bellico. Purtroppo la durata della guerra non può essere definita, ma il Pentagono spera che sia proprio l'Ucraina ad avere la meglio. Gli ultimi massacri hanno portato i paesi membri della NATO ad emanare nuove e devastanti sanzioni, destinate ad abbattersi sulla Russia. Biden ha dichiarato che fino a quando la Russia continuerà nella sua folle impresa, saranno sempre più severe le misure che si abbatteranno sulla nazione. Tutti gli investimenti della Russia sono stati bloccati, così come la possibilità di commercio con i paesi adiacenti. La patria di Putin è quindi stata accusata di gravi crimini di guerra che hanno violato i diritti dell'umanità. Nelle prossime ore, nuovi provvedimenti potrebbero scattare contro Putin e contro tutti coloro che sostengono la sua iniziativa bellica. Verranno prese nuove misure nei confronti della Russia? Quale sarà la risposta di Vladimir Putin in seguito alle nuove sanzioni? A voi i commenti. Metti mi piace e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti.